Buongiorno amici dal boss delle moto e dal grande Davvero, ragazzi. Bentornati, oggi giornata di Nibbio Vlog. Che bello, Nino, oggi mi vai a portare una delle mie moto preferite. Perfetto, e anche la mia, una bellissima Yamaha Tenere 700 edizione 2022. Insomma, Davide, vogliamo andare a spiegare questo successo di questa moto? Una moto che nasce come specialistica dell'off-road, ma che in realtà, soprattutto qua a Napoli, in Campania, ma in realtà un po' in tutta Italia, viene usata per tutto, quindi una moto che sale letteralmente sulle macchine. Sale letteralmente. Ovunque. E sui marciapiedi, anche ti aggiungerei. Ovviamente. Però è appunto una moto a tutto tutto, secondo me, nonostante sia una specialista. Leggera, comoda, alta, insomma, veramente una moto bella. Yamaha c'entra di nuovo anche con questo modo. Però attenzione, ovviamente questa si va a distinguere dalla Tracer 700, certo, dalla NC 750, insomma sono è un modello diverso, quindi l'unica che la possiamo paragonare, Davide, secondo te qual è? La Touareg 660 dell'Aprilia, insomma, che è l'off-road, che è leggermente più pregiata, più potente elettronica, però il segmento è quello. Quindi per chi vuole un po' una cosa anche un po' più sportiva, più divertente, sicuramente la Tenere 700 è più indicata. Però ora le collinette, i dossi e le montagne del Monte Faito, giusto? Ci andiamo a saltare da Buere, ci fa sapere come va questa cosa. Quindi dal boss delle moto, da Davier, ciao! Siamo arrivati sul Monte Faito, io non vedo l'ora di portarla qui tra le curve e vi dico anche che questo test ride sarà incentrato più sulla strada che sull'off-road, diciamo, lasciamo parola ai piloti e a chi lo pratica spesso. Io sono molto, diciamo, un neofita, e prima di quindi salire in sella e andare a vedere come si comporta nelle curve, parliamo un pochino dei dati tecnici. Motore che ha fatto innamorare tantissimi di noi, anche io sono follemente innamorato di questo CP2, il Crossplane Yamaha scoppi irregolari, che eroga la potenza di ben 74,8 cavalli a 9000 giri ed una coppia massima di 68 Nm a 6500 giri, un bicilindrico che però regala veramente tantissime emozioni, ragazzi, è divertentissimo e credo sia uno dei bicilindrici più fluidi di sempre. Passiamo come nostro solito alla ciclistica, e quindi sospensione e freni. All'anteriore una forcella upside down, quindi a stile rovesciato, da 43 mm completamente regolabile, ed un impianto frenante che Brembo poggia su un doppio disco da 280 mm. Passando al posteriore invece troviamo un monoammortizzatore regolabile ed un impianto frenante, anche qui Brembo, che poggia su un monodisco da 245 mm, mentre qui di lato troviamo
i numeri 1 per quanto riguarda gli antifurti meccanici EasyBlock. Elettronica ovviamente assente su una moto specialistica come questa, abbiamo solo la possibilità di escludere l'ABS, ovviamente non è previsto per questo motore il traction control, la Yamaha lo fa su nessun modello. Importante anche dire che abbiamo due misure delle ruote di 18 al posteriore e 21, quindi ragazzi una vera e propria specialistica che noi oggi non proveremo proprio nel suo habitat tipico. La Temerè ragazzi è una moto cruda, quindi poco fumo e tanta sostanza, il prezzo non è bassissimo, partiamo ormai nel 2022 da 10.400 euro, ma abbiamo detto più o meno tutte le generalità, andiamola a provare. Ed eccoci qui ragazzi alla guida di questo Yamaha Temerè 700, una delle mie moto preferite in assoluto da quando è uscito ragazzi. Ho preso dei brutti ingrippi, come si dice a Napoli, stavo facendo di tutto per comprarla, poi alla fine ho deciso di mirare su altro. Veniamo a noi, cominciamo subito a parlare della posizione in sella. Ovviamente ragazzi una moto che predilige soprattutto una guida all'impiedi, infatti ragazzi si guida veramente da Dio. Io non è la prima volta che la provo, l'ho portata non in off-road ma in strada, ma vi giuro che sono veramente perduto per questa moto. Posizione in sella perfetta per questo tipo di segmento, schiena dritta, pedane e manubrio che ci garantiscono una posizione super comoda, siamo rilassati e vi devo dire che anche in autostrada eravamo a 150-160 fissi, anche la protezione aerodinamica era tanta, quindi bel lavoro di Yamaha, una moto che nonostante il tipo di gomma che monta, queste Pirelli Scorpion Rally STR che sono uno spettacolo, grippano da paura anche su asfalto, qui nonostante ciò siamo comodissimi, tranquillissimi e protezione aerodinamica top. E se è vero che questa moto è comodissima, è vero anche che è divertentissima ragazzi, questo motore è uno spettacolo, lo conosciamo bene. Su questa Temerè lo sento anche molto più a corto rispetto alla 07, all'R7 e alla Tracer 7, mamma mia quanti 7 ragazzi, che lavoro che fa Yamaha, adatta un motore a qualsiasi tipo di utilizzo, un motore ragazzi veramente pieno sempre, cioè. Ma poi la cosa bella è che è molto molto fluido, già dai 5-6.000 giri ti tira dei calci, guardate quanto è pronto e soprattutto un motore che poi non dà problemi, non li ha mai dati da quando è uscita nel 2014 l'MT-07, sempre un motore perfetto. Costi di gestione irrisori per questa moto, anche se vi devo dire che i consumi non sono bassi come l'R7 o l'MT-07. Direi di concentrarci su qualcosa di molto più interessante, ovvero il comportamento su strada di questa Temerè 700, perché ragazzi abbiamo all'anteriore una gomma 90-90, al posteriore una 150-70, delle gomme che a vederle fanno un po' paura per chi guida in strada, perché pensi di avere veramente poca gomma poggiata a terra. La verità è che tu ti metti sulla moto, cominci a fare queste curve e il feeling è impressionante. Nonostante il 21 la moto riesce a dare un bel feeling proprio, io sento comunque cosa succede sotto l'anteriore, ovviamente lo sentiamo meno di una moto con un 17 ragazzi, questo è poco ma sicuro, ma vi assicuro anche che bisogna fidarsi perché lei non tradisce. Le sospensioni lavorano bene, sono ovviamente morbide ragazzi, una moto che è pensata comunque per l'off-road predilige un tipo di sospensione che abbia una bella escursione da permetterci di affrontare veramente qualsiasi tipo di strada. Non smetterò mai di fare i complimenti a Pirelli per queste Scorpion Rally STR ragazzi, senza traction control la moto anche su strade umide come queste non perde mai trazione, incredibile, veramente lavorone. Una moto che poi ragazzi ha delle caratteristiche da vera specialistica, ovviamente abbiamo un angolo di sterzata immenso, riusciamo veramente a fare delle inversioni incredibili, veramente vi fa sorridere perché è bella e divertente. La maneggevolezza in sella una volta partiti è estrema, da fermo si sente un pochino la stazza, è chiaro, la moto non è bassa, anzi è abbastanza alta, anche per me che sono alto 1,78 non ci tocco alla perfezione come su altre moto, però ragazzi una volta che cominciamo a guidare la moto diventa una fruscella, guardate con che maneggevolezza si porta,
Le sospensioni lavorano bene in strada, ovviamente lavoreranno sicuramente meglio in off-road. Dopo ci andremo a fare un piccolo pezzo di fuoristrada. ABS, come ho detto, disinseribile. Ovviamente in un fuoristrada non può mancare una cosa come questa. Moto che però in realtà frena benissimo. Anche qui un bel lavoro sui freni. Diciamo anche che tutto è rapportato al prezzo. Se questa moto costasse 2000 euro in meno, probabilmente non troveremmo quello che troviamo. E che comunque abbiamo un piatto frenante Brembo. La frenata è bella modulabile, ma se stringiamo la frenata diventa anche aggressiva. Al posteriore la trovo un po' poco incisiva, ma ci sta. È tutto da vedere in off-road, ragazzi. Questa è una moto pensata per quel tipo di utilizzo. Io sono perdutamente innamorato di questa moto, la trovo sempre più bella ogni volta che la guido. E facciamoci anche un pochino di off-road, anche se, ragazzi, essendo autunno, la stagione delle foglie cade tutto, quindi diciamo forse compromette un pochino quello che può essere la tenuta di una moto del genere con i tacchetti, perché chiaramente le foglie non aiutano. Per esempio qui dobbiamo tornare indietro perché penso di scivolare abbastanza sicuramente. Abbiamo disattivato l'ABS, quindi le ruote si possono finalmente bloccare. Sentiamo il posteriore che intanto pattina tantissimo. Mi sto facendo, ragazzi, veramente una strada inutile, però diciamo non posso portarvi il resto del Monte Faito, poiché in poche parole le foglie hanno impossibilitato tutto ciò che avevamo pensato di fare noi. Intanto testiamola un pochino qui, che può essere un attimino un fuoristrada un pochino più tipico, anche se, come vedete, ritorniamo sempre allo stesso punto di partenza. Facciamo questo piccolo fosso. Comunque, ragazzi, direi che io non sono un pilota, ma vi assicuro che la moto si comporta molto molto bene. Ci si diverte un mondo anche se si ha le prime armi come me, eh? Io non sono per niente bravo, ammetto che su strada so guidare, ma veramente enduro zero, ragazzi. C'ho giusto qualche nozione di base, eppure mi sto divertendo come un pazzo. Solo che sulle foglie si scivola un po', lo ammetto. Lo ammetto, divertente, ragazzi, l'enduro, eh. E siamo giunti al termine di questa fantastica giornata passata a bordo di questa Yamaha Tenere 700. Si conferma in tutto e per tutto una moto, secondo me, a 360 gradi.